Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro organizzato dalla Biblioteca del Fermi. Abbiamo l'onore stasera di avere con noi uno dei massimi esperti di letteratura italiana moderna e contemporanea, il professor Pasquale Boza, a cui do il grande benvenuto da parte della comunità del Fermi. E stasera ci inoltreremo sui sentieri segnati dagli ossi di Seppia di Montale. Io volevo ringraziare il pubblico, stasera è venuto convenuto in maniera numerosa, se si pensa che si tratta di una vigilia di un giorno di festa, soprattutto di un primo maggio, festa a noi molto cara per i suoi significati intrinseci, e quindi siamo contenti, insomma, di poter segnare questo pomeriggio con una presenza così importante. Do la parola alla professoressa Agnese Gianeselli, che vi presenterà il professore in maniera più analitica. Buonasera e buon seguito a tutti, buon ascolto. Buonasera a tutti, ringrazio la professoressa Reina, ringrazio il professore Pasquale Boza e porto i saluti della comunità scolastica tutta e del dirigente scolastico, il professor Forenza, che mi ha incaricata di porgere veramente un saluto caloroso e affettuoso al professore Boza e ringraziarlo, soprattutto per ringraziarlo per questo grande privilegio che ha voluto concedere alla nostra comunità scolastica con la sua presenza qui questa sera. Il professor Pasquale Boza attualmente è il professore emerito di letteratura italiana nell'Università di Bari, dove ha profuso molti anni, molto studio, e ha formato generazioni e generazioni di studenti che poi hanno segnato un po' la vita intellettuale della nostra città. E soprattutto oggi anche presidente del Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi Gramsciani, un centro fondamentale che da anni si occupa di, nello specifico, di studi che riguardano la figura del nostro eminente Gramsci, una figura ma sempre al centro dell'attenzione del dibattito critico e storiografico, nonché al centro dell'interesse della cultura italiana e non solo, e che trova appunto nel Centro Interuniversitario di Ricerca un luogo fondativo di elaborazione di cultura gramsciana. È inoltre componente del comitato scientifico della rivista internazionale Studi Pasoliniani. Professore Boza è uno dei più raffinati e profondi interpreti di Pasolini, e nella sua pluriennale attività di studio si è occupato in particolare di Pasolini, ha dedicato molti saggi apparsi sulle più importanti riviste di settore, alcuni libri, molti libri su Pasolini, di cui il penultimo, perché l'ultimo è ancora in gestazione, mi sembra, il penultimo è la metascrittura dell'ultimo Pasolini tra crisi cosmica e biopotere, un tema estremamente interessante. Oltre che dell'opera di Pasolini, professore Boza si è occupato anche, con saggi e volumi di teoria e critica letteraria, dell'età romantico-risorgimentale, con volumi preziosi per esempio su Mazzini, Tenca e Cattaneo, sulla narrativa di Tozzi, sulla produzione letteraria di Moravia. Poi si è occupato di intellettuali di area meridionale, Tommaso Fiore per esempio ha scritto su Carlo Levi, è un grande studioso del 68 e delle culture del 68, sulle quali forse
bisognerebbe ritornare a riflettere con i nostri giovani, specie in questo periodo. E poi interno al dibattito teorico letterario contemporaneo ed è curatore del dizionario gramsciano per quanto riguarda l'opera di Gramsci dal 1926 al 37, un'opera veramente importantissima che, lo dico ai nostri studenti, avranno la possibilità di consultare qui nella nostra biblioteca. Tema che il professore oggi tratterà è Montale degli ossi di seppia. Ci condurrà con il suo raffinato acume, la grande capacità di incontrare poi i giovani. È sempre stato molto attento il professore Vozza ai giovani, al mondo della scuola e ai problemi della scuola, e affronterà il Novecento e Montale, il Montale degli ossi di seppia. Ci introdurrà al senso profondo della poesia degli ossi, una poesia cogliendo la dialettica, come dice il titolo della sua lezione, fra necessità e miracolo, recuperando la poesia nella sua funzione estetica, però anche quella capacità etico-conoscitiva che Montale recupererà di redimere attraverso la poesia, di trasfigurare in qualche modo il male di vivere. Io mi fermo qui e cedo la parola al professore Vozza. Grazie. Ringrazio per l'ospitalità gentile e raffinata che sto ricevendo e anche per le belle parole che Agnese già ne segue ha voluto rivolgere alla mia figura, alla mia persona. Va bene, ma detto questo, soprattutto io vorrei, come dire, testimoniare, insomma, una certa difficoltà, ecco, una certa paura, anche paura, di relazionarmi con dei giovani e delle giovani, a me del tutto sconosciute, diverse da quelli che incontro all'università, per cui dopo una settimana sembra quasi di stare in un'area di famiglia, si riconoscono gli occhi, gli sguardi. Questo è un incontro unico, totale, con persone a me assolutamente sconosciute e su un terreno particolare, cioè la poesia di Montale degli ossi di seppia. È molto difficile per me tutto questo, perché, come dire, voglio dirvi subito in partenza, almeno ecco, un'avvertenza. Non so se voi vi aspettate o siete abituati ad aspettarvi, come dire, quando si parla di figure letterarie del Novecento, dell'Ottocento, del Novecento, o anche di secoli passati, se vi aspettate qualcosa di vivace, qualcosa di attualizzato o di attualizzante. Invece io vi dico che nulla di ciò io farò, non farò una relazioncina o relazione né vivace né attualizzante, quindi sarò lontanissimo ad esempio da quella cosa orrenda che si chiama le prove invalsi, in cui un autore del passato viene sottoposto a una sorta di attualità di carattere psicologistico, come parla il vostro cuore, che cosa dice oggi, ecco. Tutto questo che vive secondo certi parametri, certe logiche, vivacizza il discorso critico su un autore, in questo caso Montale, tutto questo io non lo avrete, non solo non lo avrete, ma anche perché non lo so fare. Ecco, quindi, quello che vi aspetta è un discorso noiosissimo, pesante, al limite quasi della molto concentrato, e quindi vi dovete sorbire tutto questo. Io sono convinto
che l'attualità di un autore è un concetto teorico, politico e metodologico molto importante e che non si traduce nel vivacizzare con categorie psicologiche l'autore che si prende in esame. Sono convinto che attualità ha una pregnanza filosofica, eccetera. Ciò che è attuale è qualcosa di molto diverso da quello che viene banalmente riprodotto. E qui io sono convinto che nel mio discorso pesante e noioso ci sia una vera attualità nascosta, magari. Che l'attualità non vuol dire che lui, Montale, parla a noi oggi, non ha nessun senso. Attuale è il modo di rapportarci attraverso i valori e i problemi di oggi ad una forma del passato che aveva altri valori e capire la distanza. E questo capire la distanza è un modo attuale di conoscere, e questo, il rapporto tra il presente e il passato non è un rapporto meccanico e diretto, è molto più complesso. Coglierne la distanza, coglierne le differenze, capire da dove veniamo e perché siamo altro, per esempio, a livello di forme di coscienza culturali, questo è molto importante. L'attualità più profonda, più pregnante è questa, non quella immediatistica e banalmente quizzologica, che non in questa scuola, ma in generale io so che viene un po' abbastanza propinata. Allora, detto questo piccolo sermoncino, io vorrei partire dalla lettura della lirica che apre, fa da proemio degli Ossi di Seppia. Questa lirica si chiama In Limine, la raccolta Gli Ossi di Seppia risale, fu pubblicata la prima volta nel 1925 per le edizioni della casa editrice di Piero Gobetti. Poi fu pubblicata 3 anni dopo in una seconda edizione ampliata e accresciuta nel 1928. Questa è la lirica che Montale mette in primo piano perché ritiene che sia introduttiva a tutto il resto. Dunque, se leggiamola innanzitutto. So che avete una fotocopia, quindi potete. Godi se il vento che entra nel pomario vi rimena l'ondata della vita. Qui, dove affonda un morto gruppo di memorie, orto non era, ma reliquiario. Il frullo che tu senti non è un volo, ma il commuoversi dell'eterno grembo. Vedi che si trasforma questo lembo di terra solitario in un crogiuolo. Un rovello è di qua dall'erto muro. Se procedi, ti imbatti tu forse nel fantasma che ti salva. Si confondono qui le storie, gli atti scancellati per il gioco del futuro. Cerca una maglia rotta nella rete che ti stringe. Tu balza fuori, fuggi. Qua, per te l'ho pregato. Ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine. Ecco, allora, noi notiamo innanzitutto la presenza di quel componimento, si compone di 4 strofe, come vediamo. 4 strofe di quartine e di terzine alternate, con una grande prevalenza di endecasillabi, che sono sempre però, bisogna dirlo subito, irregolari, cioè sono ipermetri o ipometri. E questo è un primo elemento che dobbiamo mettere diciamo a fuoco, proprio perché noi ci troviamo con Montale non di fronte ad un poeta eversore che, come dire, trasforma completamente la poesia tradizionale, ma è un poeta che la corrode dall'interno, quindi facendo i conti con la poesia e la metrica tradizionale, ma corrodendola dall'interno. E anche proprio questo carattere irregolare, quasi costantemente irregolare,
degli endecasillabi o la ipermetri o la ipometri sta a testimoniare questa corrosione critica dall'interno della poesia e della metrica tradizionale, quella tardo simbolista di area francese, quella crepuscolare più vicina a lui, di area anche italiana e anche dell'area più propriamente ancora più vicina a lui, che era l'area ligure, l'area degli Sbarbaro e dei crepuscolari, poi in particolare, e cioè in particolare Gozzano. Ora, notiamo anche la presenza, se voi vedete, di rime interne, morto, orto, oppure reliquiario, solitario. Ecco, ma soprattutto se guardiamo adesso al di là di questi elementi stilistici e metrici che pure sono significativi, ecco, noi possiamo cogliere un elemento fondamentale che dobbiamo cogliere subito, e cioè, se ci fate caso, l'alternanza e la compresenza di due dimensioni, di due pronunzie da parte del poeta, cioè una dimensione descrittiva che descrive persino un paesaggio, ma ora vedremo tra virgolette che cosa vuol dire questa descrizione di un paesaggio, e una fase invece assertiva, cioè una fase sentenziosa, cioè c'è una fase descrittiva e una fase gnomica sentenziosa, sapienziale. Queste due fasi, la fase descrittiva e la fase sentenziosa, si alternano e si correlano fra di loro continuamente. Questo è, diciamo, il proprium, il sapore più profondo della poesia montaliana degli Ossi, e che appare in tutta la sua evidenza, diciamo, in questo componimento proemiale che fa da introduzione, appare in maniera forte, in maniera intensa. Ma vorrei, nei primi due versi iniziali, vorrei invitarvi, io userò un vocativo, ecco, per nei vostri confronti, per rompere questo tono che è ridicolmente solenne che mi sono dato, mi vorrei chiamare, non ragazzi e ragazze che mi sembra troppo qualunquistico, giovanotti e giovanotte, o addirittura giovanottini e giovanottine. Ogni tanto avrò questo intercalare, diciamo, che così rompe un po' l'atmosfera un po' così pesante che sto cercando di costruire. Allora vorrei che voi leggeste, rileggeste, tenendolo proprio sotto gli occhi, i primi due versi, che sono praticamente, analizzando i quali noi capiamo proprio tutta la poesia degli Ossi. Perché? Che cosa dice nei primi due versi? Godi, e qui appare un elemento fondamentale, strutturale della poesia montaliana, cioè il tu. Montale parla ad un altro, che non è un altro, è un'altra. Il tu è il femminile, è il referente femminile. Su questo adesso naturalmente insisteremo moltissimo. Dunque la poesia esordisce con la messa in scena di questo tu femminile, di questo referente femminile a cui il poeta intende rivolgersi, di questa musa, potremmo dire. Ecco, e la musa di questa lirica in limine è una musa che negli Ossi è molto presente assieme ad un'altra, ed è Paola Nicoli, cioè una attrice di origine peruviana, conosciuta da Montale tra Genova e Monterosso e poi scomparsa rapidamente dalla sua vita. Ecco, qui abbiamo l'esordio di questo tu femminile. Dovremo adesso riflettere perché Montale, per scrivere, per poter esprimersi, ha bisogno di sillabare le sue parole stanche, cadenzate, ad un tu femminile, non di pronunziarle in assoluto, ma in una sorta di colloquio ideale con questo tu che egli stesso, in alcune dichiarazioni successive, questo tu di in limine, egli definirà un tu evanescente ma carnale. Ecco, evanescente ma carnale, e dirà anche quanto ad Eros, dirà, ecco, voi potete trovare tracce dell'Eros che
sottende la mia tensione poetica in poesie come Casa sul mare, ecco, In limine e un'altra ancora. Ecco, allora noi abbiamo questa situazione, il poeta si rivolge a questo tu, a questo tu evanescente ma carnale al tempo stesso, in una dimensione peculiarissimamente erotica, ecco, si rivolge a e che cosa propone? Invita questo tu, e qui noi abbiamo il tuo, insomma, questa figura femminile, la musa a cui corrisponde la realtà di Paola Nicoli, è una delle muse degli Ossi. Poi ci sarà Arletta, che è Anna degli Urberti, ma Arletta appartiene ad un altro tipo di referente femminile rispetto a questo, perché questo, il tu femminile di In limine, è un tu che, diciamo, chiede, è un tu che è bisognoso di una goccia di sapienza, è un tu che chiede. Lui parla come se la sua musa, il suo referente femminile, evanescente ma carnale, gli chiedesse qualcosa. Invece Arletta, Anna degli Uberti, appartiene invece ad un'altra tipologia di tu femminile montaliano, e cioè colei che, a cui si chiede, che non chiede, ma a cui si chiede. Che cosa si chiede? Si chiede di incarnare l'altrove, di incarnare la fuoriuscita dalla grigia casualità della realtà moderna, si chiede di rappresentare l'oltre, di rappresentare l'altrove, mentre invece Paola Nicoli, cioè questo tu per questa musa di apertura, ecco, è la compagna della tortura che ci volve, dice Montale, è una compagna, ed è anzi proprio perché è una compagna di quella tortura, cioè di quel grigiore opprimente e insignificante e irrelato dei tempi moderni, essa è bisognosa di qualcosa che il poeta possa indicarle o segnalarle, e il poeta identifica la sua funzione niente meno in queste offerte di una via di fuga, di una indicazione di sopravvivenza, che non valgono per sé, per lui, ma valgono solo per il suo tu evanescente ma carnale, cioè per il suo referente femminile. Ma allora fermiamoci su questi due righi, in questi due versi iniziali. Cosa dice allora questo tu, a questo tu evanescente ma carnale? Dice: godi, si lieta, si felice se si verifica una cosa. E io ti dico che questa cosa si può verificare, io la nomino perché questa situazione che ora ti nomino può verificarsi. Naturalmente si verifica anche perché la capacità mia divergenza, la capacità mia estrema di vedere qualcosa oltre la ferrea necessità quotidiana, ecco, questa mia capacità fa sì che io possa segnalarti questa eventualità che ora io ti nomino come possibile. Ma sappi che ci sono io che ti dico: godi. E godi in sé, se avviene una cosa, che cosa può avvenire che può far godere questo referente femminile? Se il vento che entra nel pomario, cioè se un colpo di vento entra nel pomario. Pomario è un termine aulico, un latinismo, per dire nel frutteto. Ecco, c'è questa, ora ci soffermeremo su questa dimensione aulica, che come dire,
a cui corrisponde poi per contrappunto una dimensione prosaica. Questo contrappunto continuo in montale tra aulico e prosaico è anch'esso un elemento costitutivo della poesia degli ossi. Allora il poeta si rivolge a questo tu e dice: godi, guarda, godi, se il vento che entra nel frutteto, quindi si tratta di un fatto fisico, il vento, il colpo di vento che improvvisamente nel silenzio, nella calma stagnante di un frutteto, improvvisamente entra nel frutteto il vento. Ma che fa il vento nel secondo verso? Non è più un fatto fisico, se voi guardate attentamente, fa una cosa che non è fisica. Che cosa farebbe questo vento che entra nel frutteto? Vi rimena l'ondata della vita. E che c'entra il vento? In genere quando entra in un frutteto muove le foglie di quel frutteto, muove. Invece il secondo verso non ha più una valenza fisica, ha una valenza metafisica, nel senso letterale, cioè al di là del fisico. Cioè il secondo verso acquista un significato esistenziale, metafisico. Godi se improvvisamente un colpo di vento che entra in un frutteto rimescola, sommuove, anzi per meglio dire, l'ondata della vita, cioè quella vita che è stagnante, sembra acquistare movimento, sembra un'ondata. La vita è normalmente, la vita moderna, la vita di oggi è qualcosa di stagnante, di arido, e invece guarda, può succedere qualche volta, io affido a te, tu evanescente e carnale al tempo stesso, affido questo, che il vento che entra nel frutteto può sommuovere improvvisamente il movimento della vita, rimettere in moto un certo sapore della vita, un certo, mentre la vita rattrappita, informe, priva di senso, che è la normalità quotidiana, improvvisamente si accende di un qualche senso, di cui però poi non si può cogliere fino in fondo il fondamento razionale. Allora qui noi abbiamo già tutto, tutta la poesia di Montale in questi primi due versi. C'è stato un critico di quegli anni 30, 1934, che rispondeva al nome di Pietro Pancrazzi, che scrisse un saggio che ha un titolo fulminante, che connota proprio in maniera precisissima la poesia di Montale degli Ossi. Montale, poeta fisico, e poeta è riuscito a stabilire una correlazione miracolosa tra la necessità e il miracolo. La seconda quartina procede, se voi vedete, cari giovanotti e giovanotte, se voi vedete la seconda quartina, continua su questo piano. Il frullo che tu senti, questo frullo, questo senso che accende improvvisamente la vita o la giornata, beh, non è un volo, ma è addirittura, non è un volo appunto, non è un fatto fisico, il volo di un uccello, ma è proprio il commuoversi dell'eterno grembo, e cioè è la natura che non sembra ostile, arida, insignificante, muta, ma invece si accende di senso, il commuoversi dell'eterno grembo. E ritorna quello strano verbo godi, adesso invece viene vedi, vedi, in questo rapporto evanescente e carnale con la sua musa, avviene che a un certo punto egli dica, Montale, il poeta, si assume questo compito, vedi, vedi, ti invito a vedere, non voglio dire che tu sei cieca, tu sei la mia compagna, la compagna della tortura che ci volve, però le cose le vedo io e le vedo anche per te, e questa è la nostra confidenza erotica. Io ti offro nel grembo femminile deposito gocce di sapienza etica e poetica, e questo è il mio eros, questo è il mio eros fattosi poetico, fattosi poesia. Vedi, vedi che si trasforma questo lembo di terra solitario
che sarebbe in senso figurato, sarebbe la vita, che era finora un lembo di terra solitario, questa vita arida e informe, si trasforma niente meno che in un crogiolo, cioè in qualcosa di fermentante, di vivido, dove palpitano sensazioni, emozioni, ricordi. Ma che succede? Dalla necessità al miracolo. Però il miracolo è qualcosa che il poeta intravede e offre alla sua musa femminile. D'altra parte, la penultima quartina ritorna a una condizione, nomina una condizione di aridità o di ansia e anche di difficoltà, un rovello, cioè un tormento, è di qua dal letto muro, è di qua dal letto muro, la vita è qualcosa che ci schiaccia, è come un muro che ci opprime, noi che siamo al di qua del letto muro siamo, come dire, attanagliati da una tortura, da un tormento, da un rovello. Montale poi dirà di aver preso questa immagine del muro che significa appunto qualcosa che opprime, chiude la vita, ecco, la vita degli uomini, la vita umana, la chiude e la opprime, come dire, e non consente di evadere dalla tortura che ci volve. Ecco, questa figura del muro, Montale egli stesso dichiarerà di averla presa dalle memorie del sottosuolo di Dostoevskij attraverso la mediazione di un filosofo russo, Sestov. Ecco, questo è molto anche importante, è un elemento molto importante che ci aiuta a capire poi quali, su questo poi torneremo molto tra poco, ci aiutano a capire quali sono i nutrimenti filosofici, anche culturali e letterari di Montale, ma tra poco torneremo su questo. Allora, c'è un novello di qua dall'Erto 1 che chiude la vita, e anche qui però, rispetto a questa necessità, questa era lo stato di necessità, ma ormai si è creata una tensione miracolosa. E il poeta sa cosa offrire eroticamente alla sua compagna di tortura, sa cosa offrire, continua a offrire, a depositare nel grembo del suo tu femminile qualcosa, qualche goccia sapienziale, e allora qualche frammento di attitudine esistenziale, non di superamento logico-filosofico del male di vivere, ma un modo di esistere, un modo di contrastare con una veglia morale e sapienziale, di contrastare il male di vivere, che non è vincibile sul piano filosofico, ma è vincibile sul piano etico, sul piano estetico. E allora, se procedi, ancora una volta l'indicazione è per lei, non per se stesso, se procedi ti imbatti tu forse nel fantasma che ti salva. E qui abbiamo da un lato, se voi notate, una cantilena crepuscolare, cioè come un eco crepuscolare, non tanto corazziniana quanto gozzaniana, la cantilena proprio crepuscolare, che però viene spezzata e invertita da Montale, perché il ritmo non è cantilenante fino in fondo, è inizialmente cantilenante e poi interrotto. Vedete, se procedi ti imbatti tu forse nel fantasma che ti salva, vedete il ritmo, ti imbatti tu forse, è un modo di interrompere l'anguida cantilena, la facile cantilena crepuscolare, è un crepuscolarismo rivisitato in maniera montaliana e quasi rovesciato nel suo senso cantilenante. E allora, se procedi tu cara, lasciatemi scappare questo aggettivo che non sarebbe montaliano, non sarebbe montaliano perché è troppo empirico, è troppo
quasi sentimentale, l'ho detto apposta per negarlo, io faccio di questi trucchetti. Se procedi, ti imbatti tu forse, se tu procedi, se non ti lasci spaventare da questo muro, continua a camminare lungo questo muro, forse ti imbatti nella forma che prende il miracolo. Il miracolo prende una forma che si chiama fantasma o fantasma. Tu ti imbatterai nel fantasma, che ti salva, che ti dà un ubi consistam, provvisorio, precario, ma che dà senso alla vita. La vita è fatta di una bella necessità che ogni tanto si accende di qualche miracolo. Questa è la vita, io ti offro questa consapevolezza, te la offro con la mia arsura linguistica, con la mia arsura poetica, distillo qualche storta sillaba e secca come un ramo e te la offro e la lascio cadere nel tuo grembo. E allora tu forse ti imbatti proprio nel fantasma che ti salva, in una accensione di senso. Non un senso fondato razionalmente, perché appunto il senso nella insensatezza moderna non c'è, ma si vive di precarietà di sensi, E allora questo è il fantasma che ti salva. E addirittura che cosa succede se si accende questo miracolo? Guarda, caro tu, mio caro tu e adolescente, ma caro padre, che cosa succede? Succede allora che qui, in questo momento attimale, la poesia di Montale si può chiamare una poesia attimale, perché sono gli attimi che, come dire, segnano, rompono l'invarianza del reale, del quotidiano. In questo momento, in questo attimo allora, si compongono qui le storie. Le storie, cioè le storie delle vite, qui si compongono. Quelle storie che sono insensate. Sono un delirio di insensatezza, o meglio, sono un grigiore insignificante, per un attimo acquistano una loro composizione precaria, provvisoria. E anzi, qui si compongono anche, che cosa? Gli atti, tutti gli atti, le azioni della tua vita, gli atti che erano stati scancellati per il gioco del futuro, la rapina del tempo. Il tempo è sciaro, di fatti triti, vano più che crudele, è uno sperpero, però lì in quel momento, quando si accende questa tessitura miracolosa, precarissima e provvisoria, avviene che gli atti scancellati, cioè gli atti della vita che vengono dal gioco crudele del futuro, cioè dalla rapina del tempo, dallo sperpero e dallo sciaro che il tempo è, e vengono scancellati e dissipati, non si compongono in una sequela di senso, è successo quello, poi quello, poi quella, la vita mi si illumina di un senso, no, sono atti rapinati dallo scialo del tempo che però in quel momento miracoloso, quando appare il fantasma che ti salva, allora succede che anche appunto gli atti scancellati per la rapina del tempo trovino una loro precarissima, emozionante composizione. L'ultima quartina diventa, da un lato, l'invito ulteriore, ancora più fidente al tuo femminile di, come dire, cogliere questo invito che il poeta le ha fatto. Cioè l'invito ad aprirsi a questo miracolo delineato e prefigurato da lui in funzione di lei, e nei primi due versi di questa quartina finale. Negli ultimi due versi compare la figura del poeta che finora era stata sottaciuta, nascosta, e che invece emerge con l'io, ecco, l'io poetico compare alla fine
come colui che ha, come dire, l'autore di questa veglia estetico-morale sul grigiore della vita, esercitata sul grigiore della vita, è questo il poeta che è capace di individuare e di offrire alcune stille di sapienza precaria e provvisoria. Negli ultimi due versi appare in questa maniera, diciamo, apparentemente marginale, estrema, ultimativa, sofferta, appare l'autore di questa veggenza morale e poetica. E leggiamoli allora, rileggiamoli questi due, questi quattro versi ancora della ultima quartina. Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe. Allora qui l'invito è ancora più appassionato alla musa, al tu femminile. Guarda, si è creata questa situazione miracolosa, c'è improvvisamente, si vede un senso o appare un senso, c'è anche soltanto un'illusione di senso, e allora tu trova la forza di fare che cosa? Di cercare una maglia rotta nella rete della vita che ci stringe. La vita è una rete che ci stringe e ci imprigiona e ci rende inerti e atomi, però forse c'è una rete, una maglia rotta in questa rete, quella è una via di fuga, io come se te l'avessi segnalata, balza fuori, fuggi dalla rete che ci stringe, attraverso questo varco, attraverso questa maglia rotta che si è aperta nella ferrea necessità della quotidianità moderna della vita. Negli ultimi due versi, come dicevo, compare l'io lirico finora sottaciuto ed emerge come l'autore che appunto ha operato questa sorta di estrema, stanca e faticata leggenza, e dice: va, per te l'ho pregato, va allora caro tu femminile, l'ho pregato per te questo. E tra l'altro questo che cosa fa a me, se devo proprio parlare di me? A me fa questo, che la sete mi sarà lieve e meno acre la ruggine. E è stato notato che, e voglio notarlo adesso alla fine, un elemento, la sete mi sarà lieve, riprende una iscrizione latina funerea, sit legis tibi terra, da un lato, dall'altro anche da notare meno acre la ruggine. Perché la ruggine? La ruggine, il poeta è rugginoso, il poeta è affetto dalla ruggine, la ruggine è lo stato di acidia da cui è afflitto il poeta. Il poeta è afflitto non intravedendo una maglia rotta per sé, il poeta l'io è inchiodato a un senso di stanchezza, di atonia, e anche proprio che diventa acidia. E si tenga presente che i padri della Chiesa, ecco, parla della Chiesa, ma in questo caso più che altro nella Bibbia, il termine rovigo, a cui si può ricondurre ruggine, implica un guasto morale, e quindi è un'accidia che è anche un guasto morale da cui egli è affetto. Però appunto anche a me mi succede qualcosa, tu puoi balzare fuori della rete che ci stringe, e a me può succedere che la sete mi sia lieve e che la ruggine, la rovigo, lo stato di acidia mi sia meno acre. Allora, forse è giunto il momento di progressione. Allora, quello che voglio, da qui possiamo ricavare, quello che voglio sottolineare è quanto segue. Noi da qui abbiamo molti elementi per ricavare alcune indicazioni di carattere generali attinenti alla poesia montaliana, io dico degli ossi,
ma potremmo dire per alcuni versi anche di quella successiva, almeno delle occasioni. Altro discorso sarebbe per le raccolte molto più tardi, la Bufera ed altro, e ancora di più per quelle proprio ultime, l'ultima, cioè Satana. Ma per quanto riguarda gli ossi e le occasioni, qui noi traiamole per gli ossi e poi possiamo anche estendere un po' alla seconda raccolta le occasioni, che uscirono negli anni 30, alla fine degli anni 30. Bene, quali sono le prime considerazioni che noi possiamo fare? Allora, da un lato, questa dimensione, questa alternanza di fase descrittiva e fase assertiva. Poi questa alternanza che qui è presente, si potrà vedere anche in altre liriche degli ossi, questa alternanza che lui teorizza a proposito di Gozzano. Lui parla di Gozzano ma sta parlando anche di sé, l'alternanza aurico-prosaico. Dice, in fondo la poesia di Gozzano mi interessa molto perché da questo contrasto di aurico e prosaico nascono scintille di poesia. E questo, e lui legge Gozzano alla luce della sua poetica, perché è proprio in lui, Montale, che c'è questa alternanza peculiarissima, certo diversa da quella crepuscolare di Gozzano, ma peculiarissima di tono aurico, godi se il vento che entra nel pomario, eccetera, eccetera, tono aurico, tono prosaico. Che, a cui corrisponde la dialettica necessità miracolo. Il prosaico è relativo alla fase descrittiva, cioè relativo al grigiore della vita, e l'aulico è il tono sentenzioso, gnomico, con cui vengono estratte stille di sapienza etica e di sapienza estetica al tempo stesso. E questo contrasto particolare o questa alternanza di aulico e prosaico è, diciamo, se voi doveste dirlo anche, non so a chi, a qualcuno, anche a Pisani, potreste dire appunto che uno degli elementi fondamentali della poesia montaniana degli ossi è proprio l'alternanza peculiarissima, tanto, molto particolare in Montale, di aulico e prosaico, che, di cui Montale non solo è consapevole, ma addirittura teorizza, perché l'attribuisce a Gozzano, ma in realtà parla soprattutto di se stesso. Dobbiamo tenere presente, se vogliamo, anche alcune, come dire, suggestioni o alcuni rapporti di Montale, soprattutto con i poeti liguri, Ceccardo di Rocca Tegliata e Ceccardi, oppure soprattutto Sbarbaro. Tenete presente che Sbarbaro aveva scritto e composto una raccolta di poesie che si chiama Truccioli, e teniamo presente che Ossi di Secchia, insomma, tiene molto presente La suggestione di questo titolo. Anzi, in un primo tempo doveva chiamarsi Frantumi, gli ossi di seppia, e dunque si sente l'influenza di Sbarbaro, che appunto aveva chiamato Truccioli. Dai Truccioli di Sbarbaro noi passiamo agli ossi di seppia di Montale, cioè la predilezione per un'arte povera, come teorizzava anche Sbarbaro, un'arte povera che nasce però laboriosamente dalla capacità che Montale vuole mostrare, mostra, di rovesciare il sublime d'annunziano. Molti studiosi di Montale, giustamente, a partire da Pier Vincenzo Mengaldo, il più grosso studioso della poesia lirica del Novecento italiano, occupandosi di D'Annunzio, notano la dipendenza notevole, o il rapporto di occupandosi di Montale, notano il rapporto di Montale con D'Annunzio. Questo rapporto esiste, ma esiste in questa maniera, di un rovesciamento continuo del sublime d'annunziano, che viene rovesciato e rimpuzzato continuamente. Si potrebbe dire che la poesia di Montale è una forma continua di desublimazione, e l'oggetto della desublimazione è proprio il sublime d'annunziano. Questo è un elemento molto interessante che naturalmente andrebbe approfondito. Ma ancora più importante è un elemento che io vorrei, se lo riesco a trovare la citazione che avevo segnato, ecco, e che è una citazione di Montale del 1951, siamo molto, molto dopo gli ossi
pubblicati nel 25 e ripubblicati nel 28 in un'edizione accresciuta, ma lui nel 1951 parla proprio della genesi della sua poesia, parla degli anni 20, quando si fondò la sua prima poetica, quella decisiva. E allora lui dice, fa un'affermazione che anche questa, se volete, dovreste tenere presente, diciamo, casomai c'è un quesito delle prove di valsa, voi lo potete mettere, non si sa mai, che può succedere, che per sbaglio facciano una domanda intelligente. Può succedere certe volte. E allora volevo nel 51 Montale scrive questo, riferendosi al clima fondativo del Biossi degli anni 20, avendo sentito, prendiamo nota, insomma, avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione, cioè della mia poesia, non poteva essere che quella disarmonia. Al centro della poesia montaliana dunque è la disarmonia che egli fondativamente ad inizio ha avvertito fra sé e la realtà che mi circondava. Diventa oggetto della sua poesia proprio la disarmonia. E allora a questo riguardo un'altra riflessione culturale che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione è relativa alla influenza dei filosofi che hanno segnato Montale. Ecco. Montale è lui che ci aiuta quando nell'intervista immaginaria del 1946, chiamata intervista immaginaria perché appunto lui se la inventa lui, di fatto è lui che finge si finge delle domande e risponde alle domande stesse che egli stesso si fa. E allora lui dice che nei primi anni 20, quando stava elaborando gli ossi di Secchia, lui non era affatto interessato ad un autore, a un filosofo francese che era molto, molto diffuso nella cultura italiana negli anni 20. Pensiamo alla rivista di Baretti, pensiamo ad altre riviste degli anni 20, e cioè il filosofo Bergson, filosofo importante. E lui dice, io veramente non avevo niente a che fare con Bergson, semmai io ero interessato ad un altro filosofo francese, il rappresentante di una corrente filosofica chiamata contingentismo, e cioè il Boutroux. Che cosa ci vuol dire questo? Ci vuol dire intanto perché il rifiuto di Bergson? Beh, perché Bergson ha influenzato proprio grazie a questa categoria che ora vi dico, il pensiero poetico, il pensiero estetico, il pensiero culturale, per esempio in Italia degli anni 20, tra il Baretti, la rivista Baretti, la rivista Solaria ed altre, con una categoria, la durata, cioè la durata è proprio la visione che Bergson aveva del tempo e della memoria. La durata è il modo in cui il tempo si scandisce nella memoria e stabilisce un continuum tra passato e presente, per cui viene abolito il passato e il presente, ma si instaura nella memoria involontaria e quella volontaria dell'individuo un continuum quasi musicale tra passato e presente, che chiamasi durata, ecco la durata. Ora, questo è quanto di più radicalmente estraneo a Pasolini, e chi è Pasolini? Non c'entra niente, a Montale questa nozione di tempo, e quanto di più radicalmente estraneo, perché per Montale la nozione di tempo, e lui il tempo è sperpero, scialo di fatti triti, vano più che crudele, è il gocciare del tempo. Dunque il tempo è così, non ha nessuna dimensione di durata,
non ha nessuna continuità tra passato e presente, anzi il passato si atrofizza, diventa privo di senso, inerte, e dunque c'è una lontananza radicale dalla concezione del tempo di Bergson, anzi il tempo immortale è alternativo alla concezione bergsoniana ed è mai, semmai più vicino alla filosofia del contingentismo di Boutroux, Boutroux, per chi sta prendendo appunti, è più vicino perché in realtà Boutroux parla appunto della realtà come di una serie di contingenze, di necessità, una rete di necessità e di contingenze, di fatti che accadono privi di senso, ma come appunto una rete che ci stringe, rispetto alla quale il contingentismo di Boutroux poi elabora una via di fuga irrazionale e religiosa, l'alternativa a questo stato di necessità, a questo stato di contingenze che ci stringono, è una capacità dell'individuo sfuggire a questo attraverso l'attingimento di un piano metafisico religioso. Questa pars construens di Boutroux non interessa a Montale, interessa di Boutroux a Montale questa dimensione, appunto questa analisi della realtà come una serie irrelata e meccanica di contingenze dalle quali appunto egli richiede che non si possa uscire se non attraverso questa miracolosa accensione di senso che avviene per via della veglia estetico-morale del poeta, che cattura momenti di illuminazione provvisoria che sommuovono l'ondata della vita e anzi addirittura scopre delle occasioni che poi è la donna che si interessa solo alla vita che dà padroni, è la donna che lei trova i barlumi nella vita, nessun altro. E allora il poeta la guarda da lontano dicendo appunto, chiedendo quasi a lei, ecco, chiedendo a lei di aiutarlo in questa ricerca di barlumi e così via. Insomma, questo è il passaggio del tu femminile, dagli ossi alle occasioni. Non chiederci la parola la quale sia capace di squadrare da ogni lato il nostro animo che è oggi modernamente parlando del tutto informe e anzi che addirittura vedete anche questo contrasto che poi ha una valenza biblica, lettere di fuoco è una reminiscenza biblica e addirittura questa parola dovrebbe a lettere di fuoco dichiarare il nostro animo e dovrebbe risplendere come un fiore, un croco che è di derivazione virgiliana e pascoliana insieme, come un fiore perduto in mezzo a un polveroso prato. Cioè la vita è un polveroso prato e tu non chiedermi la parola che sappia squadrare da ogni lato l'animo nostro informe e che addirittura, come dire, elabori un senso compiuto, luminoso, come è splendido come un fiore in mezzo a un poderoso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri e a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno sfalcinato muro. Vedete, qui noi siamo nel cuore classico della poesia montaliana, del messaggio montaliano. E qui la presa di distanza dalle residue certezze e pretese filosofiche, conoscitive, che idealistiche o idealistiche crociane anche per certi versi, che pretendono di dare un senso e una spiegazione dei tempi moderni. E questo però incarnato non in una tensione filosofica, incarnato nella realtà di un individuo, nella realtà dell'uomo, come sono sconcertato o anche amaramente sconcertato dal vedere l'uomo che se ne va in questa precarietà del giorno d'oggi, in questa morte in vita, in questa atonia morale,
ecco, in questa secchezza e in questa assurda linguistica che poi prende me come poeta, io resto, come dire, amaramente stupefatto dinanzi all'uomo che se ne va sicuro e che è amico agli altri e a se stesso, sta in pace con gli altri e con se stesso, è fidente nei confronti degli altri ed è fidente nei confronti di se stesso, è addirittura talmente sicuro che non cura nemmeno la sua ombra, quell'ombra che la canicola, il sole alto, stampa sopra uno scalcinato muro che poi è il muro della vita, e non guarda e non ha il sospetto di se stesso, si muove animato da certezze false, apparenti, che, come dire, non gli fanno percepire la sua fragilità, la sua insicurezza, la sua precarietà, la sua instabilità. È come se egli avesse incorporato dentro di sé un ubico system che non si fonda su alcun fondamento. E allora, nell'ultima strofa, appunto, il Montale scandisce il suo invito negativo: non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Forse è inutile parafrasare questo verso, è chiarissimo. Ecco, ma la dichiarazione di poetica è nell'altro verso. Ma semmai, allora uno, lui previene la domanda: ma allora che vuoi? Cioè, tu qual è il tuo compito? Perché parli? Se sei preso da un'assurda linguistica e non puoi fornire nessuna spiegazione del mondo, e puoi soltanto irridere all'uomo che se ne va sicuro e l'ombra sua non cura, che la canicola stampa sopra un calcinato muro, allora tu però perché prendi la parola? Cosa ci vuol dire? Ecco, e quello che io voglio dirvi, lo dice appunto, è che non devi domandarci la formula che mondi possa aprirti, però quello che ci puoi chiedere, puoi chiedere a me, a questo morto in vita, dotato di una ultimativa veggenza, è questo, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E vorrei qui fare riferimento al fatto che qualcuno ha accostato questa ultima forma, questo ultimo verso, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, e questo rifiuto di fornire una formula che mondi possa aprirti, qualcuno ha accostato questa posizione di Montale a una forma, alla noluntas di Schopenhauer, cioè proprio al nichilismo, ecco, schopenhaueriano. E invece qui questo che viene segnalato da Montale è più che altro il senso di una mancanza, non di una noluntas, cioè qualcosa di programmaticamente nichilistico e prometeicamente nichilistico nell'accezione di Schopenhauer. Non è una noluntas, è segnalata questo non potere come una mancanza, non con l'orgoglio nichilistico di chi afferma questa impossibilità, addirittura in termini assolutamente o sublimemente nichilistici. Io segnalo una mancanza, una incapacità, e quindi più che noluntas in senso schopenhaueriano è la mancanza. E dicevo, le lettere di fuoco, come vi ho detto prima, è un sintagma, non un sintagma, come dire, che memore di una suggestione biblica, ma soprattutto, e concludo qui adesso, qui noi abbiamo addirittura con questa lirica, la potremmo segnalare come forse l'esempio più, la poesia più esemplare di quello che poi si potrebbe considerare, almeno per quanto riguarda il Novecento letterario italiano, il canone novecentesco.
perché questo è il canone letterario novecentesco. Io direi che per la poesia è montale, non c'è dubbio, ha fissato un canone, cioè io lo chiamo, scusate queste formulette, ma poi ho cercato di ragionarci su, la funzione moderna della poesia nel canone novecentesco italiano è la veglia estetico-morale, e la veglia estetico-morale appunto tanto lontana dalla dissacrazione analitica e pervasiva dell'antiromanzo sveviano, della cosiddetta analisi sveviana, è un tentativo di ricomporre il male di vivere su un piano precarissimo ma tenacissimamente estetico-morale. E direi che questa è la poesia che più segnala il canone poetico novecentesco, appunto qualche stoffa sillaba e secca come un ramo, e con questo solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E qui qualcuno ha voluto vedere, anche un po' forzatamente, quasi il manifesto di una attitudine, di un antifascismo morale degli intellettuali, cioè nel tempo del nascente fascismo, in questi tempi, allora il poeta diventa campione, punto di riferimento per una sorta di antifascismo morale della cultura. Nel tempo del fascismo e della retorica e della propaganda e della standardizzazione della società e degli intellettuali operata dal fascismo, appunto la cultura si astiene e appunto si attesta e può solo dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Si è discusso molto sulla eventuale consapevolezza programmatica di Montale quando scrive questo, di una punta di antifascismo etico. Probabilmente è stato più l'uso che poi con cui è stato vissuto questa lirica che non proprio un'intenzione programmatica. Certo, l'intenzione appunto è quella di una sua linguistica che può solo esprimere qualche sorta sillaba e secca come un ramo, ma è vero che intellettuali di allora portavano con sé nelle loro borse, nei loro sacchi, portavano con sé durante quel periodo gli ossi di Montale, anche le occasioni, come un libretto di morale antifascista. È avvenuto questo è avvenuto, e come dire, e questo ha concorso a formare il canone novecentesco. Questa lirica è stata vissuta, quindi poco importa se questo intento antifascista ci sia nella lirica montaliana, non c'è nella lirica montaliana propriamente questo intento di antifascismo etico, ma di fatto questo elemento di antifascismo etico è stato vissuto, colto e portato avanti dalla fruizione che poi è avvenuta all'interno della cultura italiana. Questo si può dire che Montale ha nutrito tanto antifascismo morale e tanto antifascismo culturale di quegli anni. E ho finito.